Siamo da Padel Palace, parlo prima per me perché ci tengo molto, che è praticamente stata una nuova vita, la mia seconda vita, la mia rinascita, e è veramente metà cuore, perché ci ho messo veramente tanto impegno, tanto sudore, ho voluto fortemente che Padel Palace prendesse vita, e grazie a tutti gli altri soci che sono Diletta Leotta, Umberto Chiaramonte, Max Giusti, Gabriele Corsi e tanti altri, perché ce ne sono anche altri, e ce l'abbiamo fatta. Siamo aperti da più di un anno, va benissimo, io sto in campo praticamente l'80% della mia giornata, seguo Padel Palace da quando è stato messo il primo mattone per il primo campo fino ad arrivare alla fine dell'ultimo mattone per il bistrò. E sono veramente contento perché ho ritrovato felicità, ho ritrovato un'emozione forte, molto più, mi sento di dire, molto più di un successo musicale. So che sembra strano, però per me è stato veramente importante arrivare fino a qui ad oggi, e ringrazio appunto di nuovo tutti i miei soci. Padel Palace è un centro sportivo con 3 campi da doppio padel, 2 da singolo, più un bistrò di Alessandro Borghese all'interno. Uno dei pochissimi centri climatizzati a Milano, quindi caldo d'inverno e fresco d'estate. E siamo convinti tutti quanti che più servizi dai alla clientela e più riuscirai a fidelizzare il cliente, perché è una lunga corsa. Spero che questo sia soltanto il primo di mattone, appunto, il primo centro sportivo, perché questa nuova vita veramente mi piace tantissimo e spero che sia più lunga che mai. Io ho avuto il principio dell'idea, però ci tengo a precisare che senza gli altri non sarebbe stato possibile. Però mi ricordo, dopo Sanremo 2020, Umberto, il mio manager e socio, è stato il primo a portarmi in un campo da padel. Da lì dissi subito ad Umberto che vedevo potenzialità in questo sport, vedevo veramente una forte potenza per socializzare. Io ho conosciuto tantissimi nuovi amici, tantissime nuove persone con il quale ho anche lavorato poi insieme, e ho anche stretto amicizia, che non è scontato, fare nuove amicizie. Più cresci, più è difficile. E diciamo sì, sono stato il principio di idea, esatto, la scintilla sono stato magari io, se posso prendermi questo, posso prendermelo? Se posso prendermi questa cosa, però senza i soci non sarebbe mai potuto accadere. E se oggi c'è Padel Palace è principalmente grazie ai miei soci e grazie a tutti quelli che hanno collaborato, dai ragazzi al desk, dai ragazzi che lavorano al bistrò. Siamo un team unito, io vedo tutti quanti tutto il giorno, ho un rapporto anche al di fuori del centro padel con tutti i ragazzi che lavorano qui. Stiamo veramente bene, è un ambiente veramente sano, è un ambiente nuovo che sicuramente fino ad oggi non mi ha fatto male quanto la musica, però ho bei ricordi anche nella musica. Speriamo che il padel continui, perché ci tengo veramente tantissimo. Credo che giovani amatori siano il cuore pulsante di questo sport, che è nuovo, perché è vero che adesso piace a tutti ma piace ai grandi. Penso che per durare dobbiamo spingere sui giovani e sugli amatori. E noi abbiamo, io che sto qui insieme a tutti gli altri, abbiamo spinto molto sui giovani, cresce l'iscrizione ai corsi dei più piccoli, parliamo di bambini di 6-7 anni fino ad arrivare a 14. In più siamo diventati anche un centro riferimento per la FIP, quindi la federazione, dove si tengono corsi per maestri e tornei agonisti under e non ago. Quindi diciamo che lo studentato assolutamente, e siamo molto contenti perché vengono in tantissimi, viene anche la gente che lavora lì, e i giovani stanno crescendo. Questo per noi è un dato fondamentale, perché crediamo, io e tutti i soci, che i giovani siano il cuore pulsante appunto di questo sport. A me lo sport sempre, ma il padel è uno sport che è arrivato in un momento giusto della mia vita, con una maturità sicuramente, che mi ha fatto fare quel salto di qualità personale e lavorativo, perché questo per me, oltre che ad essere una svolta di vita, è stato anche una svolta lavorativa. Fare l'imprenditore è sempre stato il mio sogno, da prima di fare il cantante.
diciamo che la musica è stato un veicolo giusto per arrivare fino a qui e io sono molto contento che è andata così con la musica e che stia andando così. Non è chiusa, ma quando voglio la faccio, tornerò quando vorrò e non, al momento non me lo chiedono sempre su Instagram, sempre, mille messaggi. Non sto bene senza, e quindi per fare musica devo stare bene, questo è quello che mi interessa di più. Al momento questo mi fa stare bene e faccio questo. Quando vorrò fare musica vorrà dire che sarà arrivato il momento giusto di farla.